Torna anche quest'anno a scuola camminando, il concorso sulla mobilità scolastica sostenibile per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ideato nel 2005 dalla provincia di Torino nell'ambito del tavolo di Agenda 21 sulla mobilità sostenibile e ora ereditato dalla città metropolitana. La città metropolitana continua a credere ai benefici di andare a scuola a piedi. Sì, assolutamente, e tra l'altro continuo a crederci con i bambini, con i ragazzi delle scuole, sapendo che educare loro significa davvero proteggere il nostro futuro. Ho avuto modo di dire con i bambini che quando camminiamo possiamo guardarci attorno con più attenzione, possiamo parlare con i nostri amici e sicuramente la giornata è più ricca di ricordi e di emozioni. La premiazione è avvenuta a Palazzo Cisterna, in concomitanza con le manifestazioni per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, ha visto vincitrice la scuola primaria Don Murialdo di Torino per la sezione Chilometri Insieme e la scuola primaria di Montalto d'Ora per la sezione Piedi Linea. La sezione Patti per Camminare è stata vinta dalla scuola primaria Nostra Signora della Scala di Chieri, mentre la scuola secondaria di primo grado Ex Quarini, sempre di Chieri, si è aggiudicata la sezione Promuoviamo Autonomia. Inoltre, alla scuola parrocchiale dell'infanzia di San Carlo Canavese è andato il trofeo Locandina, destinato agli autori dell'immagine promozionale prescelta dalla giuria per simboleggiare la prossima edizione del concorso. Infine è risultata vincitrice del premio Raccogli Albero Tree Book Family, appunti di viaggio, la scuola d'infanzia San Giovanni di Ivrea. I premi consistono in interventi educativo-formativi proposti dai tecnici e dai funzionari dell'area ambiente della città metropolitana di Torino. Nelle mattinate di martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, prima e dopo le brevi cerimonie di premiazione alla presenza della consigliera metropolitana delegata all'ambiente, sono andati in scena 13 laboratori didattici con temi quali l'acqua, i rifiuti e la sostenibilità ambientale. Il nostro progetto consiste nell'educare i bambini e soprattutto anche i genitori a camminare, a lasciare la macchina a casa, a muoversi per quanto è possibile a piedi. È un progetto che portiamo avanti da 10 anni, che è nato nel 2006 e con i patti che hanno stipulato il comune con l'Agenda 21, con la provincia, l'allora provincia, e da allora abbiamo partecipato per 10 anni a questo concorso e non solo. Tutti i giorni, quindi 5 giorni alla settimana, i bambini di tutto il plesso partecipano partendo da 2 punti diversi del paese e si incontrano poi davanti alla palestra comunale e da lì fanno l'ultimo tratto insieme. Complessivamente sia una tranche che l'altra fanno 1 chilometro ciascuno. Vengono accompagnati dai genitori, dagli insegnanti, dagli alpini che tutti gli anni si rendono disponibili, da nonni, zie e quant'altro, e 2 giorni alla settimana anche dai vigili urbani.